La taverna di Marino Tomacelli, scheda descrittiva di un ambiente realizzato su Virtualia. Il periodo storico di riferimento è il XV-XVI secolo. La taverna in questione si trovava nel XV-XVI secolo nel territorio di Trebisacce, oggi un comune della provincia di Cosenza, a suo tempo una terra nelle dipendenze della diocesi di Cassano. Fu fatta costruire dall'allora vescovo di Cassano, Marino Tomacelli, che lo sappiamo attraverso una fonte che è una platea, ossia un elenco dei beni posseduti dalla diocesi. Si trovava in contrada taverna, per cui dava il nome anche alla contrada in cui si trovava. Stando alla descrizione che ci viene fornita dalla platea, l'edificio in questione era una domus palaziata, cioè consisteva in un primo e in un secondo piano. Nel piano terra vi era per l'appunto un supportico in cui era presente la stalla e un magazzino in cui erano conservate paglie e altri beni della platea, della taverna, e poi nel primo piano vi era la cucina e tre stanze fornite di letti e materassi. L'edificio, come detto, fu fatto costruire da Marino Tomacelli, era una taverna e, essendo stato fatto costruire da un vescovo, aveva anche, come dire, una funzione, pubblica. L'ambiente virtuale realizzato si richiama a quello descritto nella fonte, anche se presenta talune divergenze. È stato creato un edificio a due piani. Nel piano terra è stata immaginata la cucina con la locanda e adiacente a essa una stalla. Nel primo piano invece si trova un'ampia stanza con i letti, quindi vi sono delle differenze rispetto alla descrizione originale della taverna. Gli oggetti che sono stati realizzati all'interno della taverna sono pochi. Si tratta della cucina, di un camino, di tavoli con sedie, letti, porte, una scala di accesso esterna per il piano superiore, bottiglie di vino, un carro e del fieno all'altezza della stalla. Anche perché non bisogna pensare che erano molti gli oggetti utilizzati all'epoca. Si è elaborato utilizzando un precedente oggetto ripreso da un altro ambiente virtuale all'interno di Second Life. È stato modificato ovviamente l'edificio, in particolare la texture, e fondamentale è stato l'aiuto del professor Barba. Sono stati aggiunti taluni oggetti come Notecard, un link a un sito esterno e Hovering Text attraverso un strumento online di creazione di script che si trova al sito www.3. I prodotti finiti sono rappresentati dalla taverna, di cui abbiamo nella slide un'immagine, e da un sito esterno, cui si accede attraverso degli script presenti nella taverna stessa, raggiungibile all'url lataverna.del.vescovo.wordpress.com. Sappiamo di questa taverna dalla una platea, la platea dei beni della diocesi di Cassano. Pertanto non abbiamo notizie di avvenimenti, di episodi particolari che sarebbero accaduti al suo interno. Però ulteriori ricerche d'archivio potrebbero anche fornirci notizie interessanti al riguardo e quindi fornirci degli aneddoti curiosi. Tuttavia, già dalla lettura della platea si ricavano dei dati interessanti. Era ad esempio vietato a un forestiero che si fosse trovato nella terra di Trebisacce costruire una nuova taverna per vendere cibo o far pernottare viaggiatori. Era consentito il gioco ma non la prostituzione. Inoltre, al suo interno il vescovo godeva di una prerogativa, di un'esclusiva per quanto riguarda l'esercizio del potere giurisdizionale criminale, cioè la facoltà di comminare pene di morte o mutilazioni, che invece nel restante territorio spettavano solo al principe laico Sanseverino di Bisignano per espresso volere del. Pur non essendoci racconti di episodi specifici accaduti all'interno della taverna, si potrebbe immaginare quali erano le pratiche all'interno di questa taverna, leggendo, traendo spunto da pubblicazioni come Il Medioevo giorno per giorno di Ludovico Gatto o dal famoso saggio di Hans Conrad Beyer, Viaggiare nel Medioevo, dalla spoterità alla locanda.
Inoltre, il particolare statuto giuridico della taverna, il fatto che solo ed esclusivamente al suo interno il vescovo possedesse un potere giurisdizionale criminale, è interessante, per riflettere sul rapporto tra potere temporale e potere spirituale, tra potere della Chiesa e potere del sovrano, del re, anche a un livello locale. Proprio a livello locale si può pensare ad inserire una lezione di questo tipo nella propria comunità scolastica per dare spazio a un curriculum di storia locale, come voluto anche da talune disposizioni normative. Questa è un'immagine, un ritratto di Marino Tomacelli, vescovo di Cassano, tratto da una cronotassi dei vescovi della diocesi di Cassano, conservata presso l'archivio diocesano, della omonima città. Quest'altra foto invece, è il frontespizio della prima carta della platea, cioè di questo testo in cui sono elencati tutti i beni della diocesi di Cassano. La platea che ci è trasmessa attraverso due manoscritti. Questo è il secondo. Questo è invece il testo originale in latino della platea, che viene riprodotto in questa slide. Vi evito la lettura in latino. Questa invece è la traduzione in italiano del testo della platea.